Gio Chico e me, diciamo, come tanti altri colleghi, lavora sulle rinnovabili da più di 20 anni. Diciamo, si trova una situazione in cui probabilmente si rende conto che diciamo, la responsabilità che hanno, che stanno avendo le rinnovabili, ovviamente ha bisogno anche di certe diciamo, aspettative, soldi dopo di quelle che a volte possono dare. Allora, un aspetto generale. Ora, per quanto riguarda, cioè, si è parlato, qualche accenno, sicuramente lo sapete, cioè i problemi fondamentali della densità energetica a livello mondiale, diciamo, il fatto che in 100 anni si stanno consumando le energie fossili con un ritmo molto molto superiore a quello che è stato prodotto, per cui se vedete il ritmo di crescita delle fonti fossili si vede che a fronte di un gigadetto del 1900 siamo circa 10 gigadetto del 2000. Ora, quindi in pratica che sta succedendo? C'è una densità energetica molto più spinta rispetto agli inizi del secolo, con uno spostamento diciamo, dal carbone, vedete agli inizi del 900 il carbone e le biomasse coprivano quasi il 100%, per cui il carbone sta calando, le rinnovabili stanno calando, perché sta calando le biomasse, e quindi c'è un aumento del petrolio e del gas. Tutto ciò sta portando chiaramente un ritmo di crescita della CO2 che è passata da 270-280 ppm a circa 370. Quindi questo è il primo aspetto, cioè il primo aspetto è il fatto che si sta consumando molto, diciamo, in tempo molto molto rapido. L'altro discorso fondamentale è anche la differente distribuzione di consumo, cioè vedete, questa è una foto della Terra, dove si vede le macchie più chiare rappresentano una densità molto molto più elevata, si vede essenzialmente che l'America e l'Europa in pratica consumano l'80% di quello che consuma l'intero continente. Per quanto riguarda invece l'Italia, c'è un problema ancora più grosso, c'è il problema della dipendenza energetica, cioè noi dipendiamo per circa l'80% dall'estero, anche di più. Quindi a fronte di tutti questi aspetti, i pilastri su cui si basa, diciamo, la politica energetica sono essenzialmente maggiore approvvigionamento, efficienza energetica, generazione distribuita e fonti rinnovabili. Quindi questi sono i quattro capisaldi, diciamo, che sono alla base sia dell'Italia sia dell'Europa. Ora, a fronte di questo aspetto sono state definite, diciamo, le politiche europee, cioè il 20-20-20, 10 che sicuramente sapete. Ora, l'Italia in realtà all'inizio di quest'anno ha ritardato fortunatamente queste direttive, spostando il 20-20-20 al 17% di riduzione sul consumo di energia, di usi finali con riferimento al 2005. In pratica, è riuscita fortunatamente a ritardare un pochettino dei vecchi obblighi. Uno dei punti più ritenuto più difficile da ottenere è quel 10%, cioè spesso si sente 20-20-20, ma in realtà a volte si dimentica il 10%, che probabilmente per l'Italia rappresenta, diciamo, l'obiettivo più difficile da perseguire. Ora, io salto chiaramente che sono rinnovabili, vediamo un po' che cosa si è definito a livello nazionale. Cioè, per raggiungere quel 20-20-20, il governo ha definito degli obiettivi. In pratica si dice, a fronte di circa 16,16 terawattora di energia elettrica, vedete lì, cioè la potenza, quindi questa slide rappresenta, per quanto riguarda l'energia elettrica, nella prima colonna la potenza elettrica installata, nella seconda l'energia, quindi i terawattora, nella terza invece che cosa è l'obiettivo al 2020, nella quarta l'energia che si intende produrre. Quindi
Se vedete, c'è un forte impulso verso l'eolico a fronte di circa 1700 MW, l'obiettivo è arrivare a 12.000 MW, un forte impulso verso